Eccoci qua ragazzi, belli siete, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nash nella casa del pane Balloon. Buon martedì 7 maggio a tutti quanti. Oggi, stasera, ricomincia la Champions League, ritorno delle semifinali, insomma Paris Saint-Germain, vedremo come andrà a finire. Stasera poi faremo il video del post partita, ma oggi dobbiamo guardare la classifica insieme, perché è vero che nei piani alti hanno già festeggiato, oramai stanno già pensando al prossimo, però nei piani bassi c'è ancora molto da fare, perché la lotta è molto aperta, soprattutto nella zona Champions League, perciò dobbiamo farci una chiacchiera sulla classifica e lo facciamo insieme, come vi dico sempre. Perciò, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, se non lo avete ancora fatto, iscrizione e attivazione della campanella, così rimanete sempre aggiornati e vivi ogni qualvolta io pubblico un video. Mettete un bel like al video, ragazzi, mi raccomando, è importante sapere. Poi c'è tanta gente che dice: ma sì, ma è inutile che lo dici, tanto se ma io lo ricordo. Magari qualcuno è distratto, è preso dal video, io lo ricordo e magari mettetelo in questo momento, se vi va, mettete il likeettino, così che male non fa, anzi facciamo pure la rima. E soprattutto ragazzi, poi fatemi sapere la vostra, dai dai, poi ci vediamo stasera che facciamo i post partita della Champions. Detto questo, partiamo subito con la classifica, ragazzi, metto gli occhiali e partiamo dal basso. Salernitana che perde anche ieri, però segnali di vita ci sono stati alla Salernitana. No, ragazzi, ho visto la partita, è stata una bella Salernitana, una Salernitana che comunque è vero che oramai è retrocessa matematicamente già da un bel pezzo, perciò è difficile poi tenere il punto, avere quella fame, insomma, diventa difficile. Però, come dico sempre io, se uno gioca a calcio e gli piace giocare a calcio, comunque quando inizi una partita la devi giocare sempre al meglio. E ieri mi è sembrato che la Salernitana abbia giocato al meglio, no? Ha fatto una bella partita, è passata in vantaggio. Insomma, non è stato semplice per l'Atalanta ribaltarla, poi ci è riuscita, però ho visto una Salernitana che comunque sta onorando l'impegno, perciò almeno quello bisogna dargliene atto. Poi è giusto che faccia un annetto in Serie B, perché insomma a livello di risultati quest'anno male, 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 due sole vittorie, perciò male. Sassuolo, segnali di fumo in quel di Sassuolo, insomma arriva la vittoria con i campioni d'Italia, ragazzi, il Sassuolo è pazzesco. Il Sassuolo è stato capace di vincere all'andata e al ritorno contro l'Inter, al netto di tutte le polemiche che non mi appartengono, sinceramente, perché non mi appartengono, anche perché il Sassuolo ha vinto anche all'andata, e all'andata l'Inter non aveva sicuramente già ottenuto lo scudetto, perciò insomma il Sassuolo ha giocato la sua partita, se l'è vinta, con fortuna, non con fortuna, io poi non l'ho neanche vista, no? Ho visto poi gli highlights e mi è sembrato di vedere che Lautaro a un certo punto si fosse incazzato quando ha sbagliato gol o quando è stato in fuorigioco di pochi millimetri, anche Dumfries. Perciò, insomma, il Sassuolo ha vinto la sua partita, meritando, non lo so perché, ripeto, non l'ho vista, però se l'è giocata, ha vinto 1-0, insomma, ha riaperto un po' tutto quanto, perché era un po' l'ultima spiaggia, no? Nel senso che è vero che poi l'Udinese non è andato oltre il pareggio ieri sera col Napoli, però, insomma, i 3 punti, cioè oggi se avesse perso il Sassuolo sarebbe stato veramente molto molto difficile. È difficile ancora perché però insomma è tutto aperto, e lì la salvezza è a 3 punti, è una partita, e per come stanno andando si può ancora fare. Perciò bene il Sassuolo, bene anche l'Udinese che riesce a strappare un pareggio in extremis ieri, e anche quel punticino lì può servire, perché insomma 30 punti a 2 punti dalla zona salvezza. Insomma, una partita che ieri io l'ho vista. Il Napoli ha giocato una bella partita, poi non meritava, avrebbe meritato la vittoria per quello che può servire. Insomma, oramai per il Napoli la stagione è andata. Mentre il pareggio per l'Udinese è tanta roba, e quando ha ottenuto il pareggio si è anche sbilanciata nei secondi finali per cercare la vittoria, perché sarebbe stato tanta roba a riuscire a vincere. Però è un punticino che insomma gli dà speranza. Adesso in questo momento sono
Vabbè, a parte la Salernitana che è già retrocessa, Sassuolo e Udinese sono le altre due squadre che in questo momento sono in Serie B, però insomma 2 punti, distanza è quella, perciò tutto può succedere, è una partita di differenza anche per l'Udinese, anche se secondo me sia Udinese che Sassuolo, per quello che si è visto nell'arco dell'anno, non meritano di rimanere in Serie A. Un bel girettino in Serie B non farebbe male, non me ne vogliano gli amici di Udine e di Reggio Emilia. Detto questo, passiamo a Empoli e Frosinone, 32 punti che con un bel biscottino pucciato, inzuppato nel latte, fanno uno 0-0, un bel pareggiotto. E vanno avanti, insomma, e in questi casi cosa dire? Insomma, 32 punti sono a pari punti, rischiano tutte e due perché poi sostanzialmente sono tutte e due a 2 punti dalla zona retrocessione, no? Insomma, una vittoria di una o dell'altra avrebbe aumentato le possibilità, però insomma, rischiare troppo, hanno deciso di non rischiare più di tanto, di rimanere accorti. A me sinceramente non mi piacciono questi pareggiotti, devo essere sincero, preferisco giocarmela, però insomma hanno fatto i loro calcoli se, per quanto mi riguarda, poi non c'è nulla di come si dice, di vero, di confermato, è una mia idea, secondo me è un calcolo quello, però insomma ognuno la vede a modo suo, non dico che hanno fatto una combin, per l'amor di Dio non mi permetto, però insomma. E il fatto che siano state tutte e due molto accorte la dice lunga, perciò un bel pareggiotto, vedremo come andrà a finire. Cagliari che invece pareggia con Lecce, qua è stato secondo me meno calcolato, poi insomma ottimo perché insomma pareggiare poi in 10 uomini, riuscire a pareggiare non è male. Lecce è decisamente un pochettino messo meglio del Cagliari, c'è appunto 4 punti in più. Il Cagliari insomma è a 4 punti dalla zona retrocessione, perciò deve stare attento. Adesso domenica verrà San Siro contro il Milan e sappiamo che le squadre di Ranieri sono sempre molto, soprattutto quando devono giocare con le grandi squadre, sempre molto preparate ed è difficile affrontarle, soprattutto quando hanno bisogno di punti e sarà una partita difficile. Detto questo, io il Cagliari lo vedo molto più, cioè, anche se ha solo un punto in più di Frosinone e Empoli, lo vedo un po' più sul pezzo a differenza degli altri due. Vedremo cosa farà. Tanto insomma, ha una partita abbastanza semplice. La prossima giocherà con un Milan che non c'ha più voglia di fare nulla. Perciò, secondo me, ha la strada spianata. Verona, 34 punti. Verona fa una gran bella vittoria in casa contro la Fiorentina. Al netto delle polemiche, di sto braccio che si vede, non si vede, però insomma, ha sfruttato un pochettino il fatto che la Fiorentina arrivasse dall'impegno infrasettimanale in Conference League, ha la testa un po' lì perché insomma deve preparare, ha dovuto fare un po' di turnover in vista del ritorno, perciò insomma l'ha sfruttato, poi ha sfruttato anche le sue chance a Verona. Quando il Verona ha bisogno di punti è sempre un campo abbastanza difficile, ha vinto, è una gran bella vittoria, insomma sostanzialmente adesso in questo momento è a 4 punti. 4 punti non sono pochi, eh. È vero che ne mancano, no, ce ne sono 9 a disposizione perché mancano ancora 3 partite e per come hanno avuto l'andatura quelle squadre lì, tutto può succedere, possono fare 3 sconfitte a fila. Però insomma 4 punti a 3 partite dalla fine è un bel margine da poter, non dico gestire, però da poter portare avanti. Perciò bene, buona, ottima la vittoria del Verona. Bene, Lecce appunto che ha pareggiato col Cagliari, Lecce tra quelle in basso è la squadra che rischia meno, che rischia meno, insomma. 7 punti di vantaggio. Se dico che il Verona è messo bene, il Lecce è ancora meglio. Perciò, bene anche il Lecce. Passiamo alla metà classifica, no? Perché oramai il Genoa fa parte di quella zona lì. 43 punti, ottimo. Un campionato pazzesco. Io sono andato a San Siro domenica. Ho portato il mio piccolino Andrea per il regalo della comunione. L'ho portato a San Siro. Insomma, partita.
spettacolare, perché quando guardi, quando vedi sei gol è sempre una gran bella partita, no? Io ho visto un bel Genoa. Poi è vero che anche il Milan ha avuto le sue occasioni, perché tanti mi hanno criticato quando ho fatto il post partita, ho detto male, il Genoa ci ha preso a pallate, ma a pallate nel senso che a me mi è sembrato di vedere che il Genoa veramente a livello di palleggio, partendo dal basso, mi è sembrato superiore in tutto e per tutto. Si prende anche dei rischi, insomma, ragiona da grande squadra. E ricordiamo che il Genoa è storica come squadra, ma è una neopromossa, perciò insomma arrivava dalla Serie B. Invece, vederla palleggiare, è vero che è tutto molto più semplice quando c'hai già la salvezza, insomma, in questo momento di campionato non hai più nulla non rischi più nulla, non hai più nulla da chiedere, sei salvo, però insomma. C'è sempre da dire che non è che devi prendere imbarcate per questo. Invece mi è sembrato di vedere un Genoa che ha giocato con tranquillità, partendo dal basso, prendendosi dei rischi. Insomma, mi è piaciuto molto. Per questo ho detto a pallonata, perché il Milan, che arriva da risultati pazzeschi, mi aspettavo un 3-0, no? Insomma, un Milan che distruggesse l'avversario. Invece così non è stato. Anzi, per questo dico a pallate. Poi io sono sempre molto pretenzioso. Comunque, un Genoa veramente spettacolare, che fa una gran bella partita, finisce 3-3, bella per tutti tranne per noi tifosi del Milan. Però detto questo, il campionato del Genoa è veramente incredibile, ottimo. Complimenti a Gilardino per come fa giocare la propria squadra e per come lui, pacato, signor, mi piace, Gilardino bisogna tenerlo sott'occhio, perché è uno di quelli che può fare carriera come allenatore, perché adesso non è scontato, insomma, uno dice vabbè, ma il primo anno bisogna vedere. Sì, io non sto dicendo che è il futuro Ancelotti, però insomma mi piace per il suo modo di essere, per come vive le partite in panchina, poco casino, insomma mi piace molto, perciò ottimo. Monza 45 punti, 2-2 anche lì, a partita spettacolare del Monza, anche lì un Monza che oramai insomma è bello lì tranquillo, ha confermato quello che di buono ha fatto l'anno scorso. Insomma, per poter avere uno step superiore si parla di bisogna conquistare l'Europa, però ragazzi, noi dobbiamo ricordare che il Monza è il secondo anno di Serie A e soprattutto è una squadra che non era mai stata in Serie A, cioè, non è più una neopromossa perché ha confermato quello che di buono ha fatto l'anno scorso, però insomma adesso pensare che il Monza possa anche conquistare la zona Europa, insomma è tanto, no? Nel senso, poi può anche farcela, perché per come ha giocato, se avesse avuto un po' più di continuità in certi risultati avrebbe potuto, perché adesso arriva negli ultimi 5 su 3 pareggi e 2 sconfitte, perciò il trend si è abbassato molto. Però insomma per me è tanta roba, cioè il Monza è a 2 punti da un Torino che insomma in zona Europa non arriva da tanti anni ed è il Torino, cioè insomma il Torino è una squadra un po' più strutturata, no? Perciò appunto a 47 punti il Torino, che pareggia 0-0 col Bologna, ferma appunto il Bologna, meno male per noi milanisti. Sta sempre lì. Le partite in casa del Torino sono 0-0 o 1-0. Io forse l'unica volta che il Torino ha vinto tanto è stato contro l'Atalanta, 3-0, qualcosa del genere. Ma deve essere stata se non mi ricordo male, deve essere stata proprio una casualità. Sono quelli. Ho sempre detto da inizio campionato e continuo a dire: il Torino naviga lì, nono, decimo, undicesimo, nono, decimo, adesso è decimo. Poi ne perde una, ripassa undicesimo, ne vince un'altra, ne pareggia, arriva a nove. Quella la classifica del Torino, non fa mai di più e neanche di meno. Fiorentina che invece, insomma, la Fiorentina appunto perde col Verona, ha perso molto, è vero che ha 50 punti, e c'ha una partita in meno, perciò dovesse mai vincerla, scavalcherebbe anche il Napoli che ha 51, però insomma molto in basso, molto in basso. C'è da dire che si sta giocando la Conference League e secondo me l'obiettivo della Fiorentina è quella di vincere la Conference League. E se non sbaglio, chi vince la Conference League dovrebbe andare in Europa League l'anno prossimo. Adesso non ne sono sicuro, fatemelo sapere se lo sapete, però sicuramente punta a quell'obiettivo lì e ha mollato un pochettino il campionato, essendo in una zona, diciamo,
nella terra di nessuno, no? Nel senso che è in una situazione abbastanza tranquilla per quanto riguarda la retrocessione, ma quello non avevamo dubbi, e non ha più nulla da chiedere perché oramai è un po' di tempo che non fa dei filotti per quanto riguarda l'Europa. Secondo me sta puntando tutto sulla Conference League ed è giusto che sia così. Passiamo al Napoli, 51 punti, pareggio appunto con l'Udinese, una partita giocata bene, l'ho detto ieri sera, ho visto un Napoli sicuramente differente, l'unica nota un po' stonata è il non vedere un giocatore come Osimhen esultare al gol. Ripeto, non dico che avrebbe dovuto fare il tardelli della situazione, però insomma, essere così. No, però detto questo, insomma, il Napoli è una stagione che tutti i napoletani non vedono l'ora che finisce, perché insomma, dopo lo scudetto stravinto l'anno scorso, è una stagione veramente brutta, nata male, proseguita peggio e soprattutto insomma, sta finendo anche male perché mi sembra di vedere che, non so, forse ottavo, in questo momento si può giocare la conference, però boh. Vediamo, vediamo, molto dura, sarà molto dura. Detto questo, pareggio di ieri, qualche spiraglio di bella giocata si è vista, ma nulla di più. Lazio 56 punti, non va oltre il 2-2 contro il Monza. È una Lazio che a un certo momento poteva sperare, anche se però, ragazzi, 4 punti, zona Champions League, c'è cioè lo scontro diretto tra Atalanta e Roma, se non sbaglio, cioè Atalanta e Roma, qualcosa del genere, non vorrei sbagliarmi. Perciò, insomma, la Lazio può ancora sperare, è molto difficile perché è molto difficile, però, insomma, Atalanta e Roma, se non sbaglio, si scontrano e un pareggio loro, puoi rosicchiare qualche punta, diventa ancora tutto molto difficile, però bisogna vedere. Una Lazio che è lì al settimo posto, comunque la zona Europa è lì alla portata. Passiamo appunto alla Roma, pari punti con l'Atalanta. L'Atalanta però una partita in meno, quella che dovrà recuperare con la Fiorentina, ma c'ha un trend l'Atalanta perché dovrà giocare adesso il ritorno di Europa League per conquistarsi la finale. Poi hanno lo scontro diretto, se non sbaglio, con la Roma, poi hanno la finale di Coppa Italia, poi avranno un'altra partita e poi avranno la finale. Cioè, veramente c'è un macello per l'Atalanta, però insomma, bene per loro che in questo momento della stagione hanno tutti questi obiettivi. La Roma gli è rimasto l'obiettivo del quinto posto e anche a loro l'Europa League ritorno molto più difficile, avendo perso in casa contro il Borussia, contro il Bayer Leverkusen per 2-0, diventa difficile riuscire ad andare a vincere lì, però tutto può essere, nella vita poi è 2-0, no? Basta fare un gollettino, mettere un po' di pressione e tutto può succedere. Io lo spero perché insomma a me piace la Roma di De Rossi, anche se è molto difficile, io punterei più a un quinto posto che è zona Champions League e lì alla portata a giocarsi tutto e per tutto nello scontro diretto e poi andare avanti. E io penso a quello perché poi comunque riuscire ad arrivare in finale di Europa League, sprecare tante energie a ridosso di una partita come quella che dovrà affrontare poi con l'Atalanta, insomma, non lo so, bisogna fare una scelta, secondo me io sceglierei più il campionato. Poi, detto questo, è giusto che tutte le partite vengano giocate al meglio, perché se no torniamo al discorso di prima e non va bene. Bologna 64 punti, Bologna stagione da incorniciare, quarta in classifica in solitaria, anzi addirittura per la matematica può ancora, come si dice, no, sì, 9 punti, sì, 7 punti, può ancora impensierire il Milan, ma non penso questo, però può conquistare un terzo posto che sarebbe veramente qualcosa di clamoroso perché la Juve è lì a 2 punti, perciò tutto può succedere. Ottimo, ottimo il campionato del Bologna, nulla da dire. Passiamo alla Juventus, 66 punti, quarto pareggio di fila. La Juventus, ragazzi, ha avuto un trend incredibile, 14 punti in 14 gare, veramente manco la Salernitana ha fatto questo 1-1 che, devo essere sincero,
È stata una delle poche partite che ho visto della Juventus giocare bene, perché non ha giocato male, ha giocato una buona partita, però la media punti della Juventus è clamorosamente bassa. Io non so come faccia a trovarsi terza in classifica uno che fa 14 punti, è proprio perché nel girone d'andata aveva fatto. Qual è la vera Juve? Quella dell'andata o quella del ritorno? Più quella del ritorno. Secondo me c'è una via di mezzo, perché mi sembra eccessivo quella del ritorno, come mi sembrava molto eccessivo quella dell'andata, dove tutti gridavano allo scudetto. Io dicevo sempre che la Juve non poteva essere da scudetto, ed era sotto anche al Milan, un Milan disastrato, infatti così è. E secondo me c'è una via di mezzo, ecco. La Juventus, sì, siamo poi magari un quarto posto, un quinto, la zona Champions League l'avrebbe conquistata lo stesso, però insomma, terzo secondo me è troppo per quello che sta facendo vedere adesso, però va bene così. Arriviamo al Milan, 71 punti, secondo in classifica, pareggia in casa contro il Genoa, non vince più, sostanzialmente prende sempre i suoi bei 2-3 gol a partita, senza considerare le parate del portiere, senza considerare quante azioni ha creato il Genoa, insomma, male, male. Devo essere sincero, del Milan spero che si faccia qualcosa a livello difensivo, perché tutti parlano dell'attaccante, è vero, ci vuole l'attaccante perché Giroud andrà via, però è anche vero che il Milan a livello di attacco non, cioè, è il secondo attacco del campionato, perciò da quel punto di vista problemi non ne ha mai avuti. L'avrà l'anno prossimo perché non avrà più la punta e dovrà farla, però il vero problema sono i 42 gol subiti, ragazzi, troppi 42 gol subiti sono un qualcosa, cioè, a livello veramente non si possono vedere 42 gol subiti una squadra che è seconda in classifica, perciò male da quel punto di vista. Spero che migliorino il trend. Arriviamo alla prima in classifica, l'Inter 89 punti, si ferma contro il Sassuolo. Al netto di tutte le polemiche, ragazzi, vi dirò la mia per come la vivo io, per come la vedo io. Le partite vanno affrontate sempre al meglio e secondo me l'Inter l'ha fatto. Poi ci sta, ragazzi, perché hai festeggiato una settimana, due settimane che festeggi uno scudetto strameritato. Hai fatto una sorta di turnover perché ci sta, giustamente a fine campionato cosa fai? Rimetti ancora tutti i titolari, è giusto che fai girare un po' quelli che hanno giocato meno, perché è giusto che sia così, perché è così il calcio. E nonostante tutto, quelli che hanno giocato meno sono dei fior fior di giocatori, però avrebbero potuto vincere con Sassuolo, ma hanno festeggiato anche loro, perché non è che quelli che hanno giocato meno non hanno festeggiato anche loro, perciò ci sta che in una partita contro una squadra che comunque si deve salvare, che gioca col coltello fra i denti perché c'è ancora qualcosa da giocarsi, mentre tu sei un po' più tranquillo da quel punto di vista perché oramai hai già vinto, ci sta che la partita la puoi perdere, ma io non ci vedo tutto questo tran tran che stanno facendo tutti i tifosi avversari che non vogliono ancora accettare la sconfitta. Accettate la sconfitta, quella è. Aspettate soltanto il momento vostro per godere della vostra quando sarà. Io la vedo in questa maniera, perciò per me l'Inter ha strameritato il suo scudetto, vabbè, ma quello non c'è nulla da dire. E non vedo nessuna, sì, poi tutte queste Marotta League, Marotta, Carnevali, Testimone di nozze, quante balle, ma quante balle, Frattesi, ho sentito la rata di Frattesi. C'è gente che mi dice a me, ma non ti vergogni, sei un milanista e parli bene dell'Inter. E quelli che mi dicono a me queste cose qua poi fanno video parlando di rata di Frattesi o Marotta League. E io sarei quello che si deve vergognare, mamma. Veramente, non c'è più rispetto per l'intelligenza delle persone. Un abbraccio di cuore a tutti quanti, ragazzi. Ci vediamo stasera per il post partita del PSG. Mi raccomando, un bel like al video e come dico sempre io, bye bye.